Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Torniamo oggi a parlare di temi economici, di temi relativi allo sviluppo del nostro territorio. Lo facciamo ospitando, avendo il piacere di avere qui in studio il commissario della zona economica speciale per l'Abruzzo, il professor Mauro Miccio, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera professore. Buonasera, grazie a lei e ai telespettatori. Grazie per aver accolto l'invito di Rete 8, perché parliamo di una delle realtà più rilevanti, direi forse degli ultimi decenni, che concretamente sta già agendo per la realizzazione di obiettivi reali e concreti che già iniziamo a vedere sotto i nostri occhi. Sembra incredibile per quella che giustamente ha inizialmente anche qualche resistenza da parte dell'opinione pubblica, o la ZES, un acronimo, non si capisce che cos'è, però insomma sta diventando invece soprattutto nel mondo imprenditoriale un elemento di grande interesse e attrazione, anche perché la ZES Abruzzo è quella che sta correndo un po' di più di tutte quelle che sono state istituite nel centro-sud Italia. Con lui parleremo delle prospettive, in particolare approfondendo il ruolo, soprattutto potenziale, che ha una delle filiere nuove, innovative della nostra regione, che è quella relativa alla sostenibilità della produzione industriale per lo sviluppo e per il turismo soprattutto, perché l'Abruzzo, abbiamo visto con il Giro d'Italia, che vetrina può rappresentare in particolare per il cicloturismo. Allora abbiamo due addetti ai lavori che ne parleranno insieme al professor Miccio, e vedremo che appunto le due cose stanno insieme, il parlare di industria e il parlare di turismo. Ringrazio e saluto Andrea Daddario, imprenditore del cicloturismo. Buonasera. Buonasera a tutti. E Gabriele Scalzi, che è il CEO di Italian Aluminium Technology, IAT. Buonasera. Buonasera. Che opera in Val di Sangro e che è una delle principali aziende a livello nazionale, forse anche internazionale, nella realizzazione di, poi ci dirà lui, insomma, di bici elettriche, di componenti per bici elettriche, in particolare suppongo telai, ma ne parleremo con Scalzi. Allora, iniziamo col professor Miccio. Io ho fatto una brevissima introduzione, forse troppo benevola nei vostri confronti, ma in realtà un po' tutti dicono che c'è questa ZES Abruzzo che, partita insieme alle altre, sta andando velocemente. Merito vostro o merito degli abruzzesi intanto, professor Miccio, nell'essere insomma qui già a parlare di qualche risultato, oltre che di progetti? Ma prima di parlare di risultati, comincio con un vecchio proverbio che ho imparato lavorando per motivi professionali in Africa, in cui si dice che quando si va da soli si va più veloce, quando si va insieme si va più lontano. Allora noi abbiamo cercato di combinare il commissario, che deve andare da solo per necessità, con una grande collaborazione istituzionale, che significa tutti gli enti, dagli enti locali, dal comune, alla provincia, alla regione, ovviamente lo Stato, che di cui il commissario è parte, ma sostanzialmente tutti coloro, mi riferisco anche alle parti sociali, Confindustria in particolare, e tutti i sindacati, col quale c'è una continua e direi assidua assistenza, collaborazione su temi anche di interesse generale, oltre che su quelli specifici delle competenze del commissario. Ecco, questo insieme, che io considero molto positivo, è una delle ragioni della buona attività che stiamo svolgendo. Noi abbiamo due compiti principali, che è la gestione delle zone economiche speciali, che non sono solo i comuni, che sono 37, in cui l'Abruzzo è stato diviso dal piano di sviluppo regionale del 2020. Il DCPM, che è seguito a questo piano di sviluppo regionale, ha individuato poi all'interno delle singoli comuni che erano stati presi come riferimento, delle particelle catastali puntuali, che sono l'elemento qualificante per poter avere il credito d'imposta, e anche questa seconda qualità estremamente significativa, che è l'autorizzazione unica, che significa una semplificazione amministrativa in termini sia di tempi, addirittura abbiamo l'autorizzazione urbanistica ridotta al 50%, abbiamo le più delicate, che sono quelle di sensibilità come l'ambiente o l'arte intesa come sovrintendenze,
che hanno invece ridotto del 30% le loro tempistiche per legge. Perché lo dico? Perché spesso avere un'autorizzazione a costruire per un'impresa che voglia investire in un territorio, non è soltanto l'Abruzzo, ha proprio in queste due specifiche attività e autorizzazioni amministrative delle tempistiche spesso non facilmente definibili, sia per la complessità magari dell'opera che deve essere realizzata, che deve rispondere a una serie di criteri ambientali, sia per l'ubicazione di dove l'opera viene realizzata, sia anche più banalmente perché le pratiche sono tante e spesso capita che le amministrazioni non hanno personale, i tempi o la capacità di rispondere adeguatamente a quello che la legge già richiederebbe, perché i tempi normali sarebbero 90 giorni, invece sono ridotti a 60. La media, ahimè, soprattutto in alcune situazioni complesse, supera i 240 giorni, quindi significa che se per uno per aprire un'impresa ci deve mettere qualche mese, in qualche caso qualche anno, ricordo una delle più grandi aziende abruzzesi che, a cui abbiamo fatto aprire in poco tempo un ampliamento di uno stabilimento che sta lavorando per su produzione, non ho detto il nome ma si capisce chi è uno stabilimento che sta lavorando per la produzione di componenti per fare produzione di idrogeno, e la prima autorizzazione, la stessa amministrazione ci ha messo 6 anni per l'autorizzazione a costruire, questo mi è stato dichiarato dall'amministratore delegato, che significa che dopo 6 anni, soprattutto se voi pensate che veniamo da 2 anni di pandemia, da una crisi economica derivante anche da questo, da una situazione di stallo sul tema dell'energia, da una situazione che si è aggravata con la guerra russo-ucraina e con un sistema materie prime e attività collegate particolarmente colpito nella quantità e anche nel peso, ed è del tutto evidente che questo comportava e comporta maggiori difficoltà, e che se è chiaro che se io devo riconvertire, modificare per esempio la logistica, che è un tema che peraltro mi riguarda anche per gli investimenti infrastrutturali che il commissario sta facendo, che è l'altro compito che abbiamo come commissari in Italia, sostanzialmente significa che l'impresa che può avere un'infrastruttura entro un certo numero di anni, altrimenti i fondi PNRR, come si legge su tutti i giornali, vengono tolti e destinati ad altra collocazione o persi, come purtroppo potrà capitare, anche in alcuni casi partiti positivamente, quindi vale per tutti, anche per noi che siamo partiti molto bene, ma fondamentalmente il tema è che l'impresa ha bisogno che in 2 mesi, massimo 60 giorni che è il termine ultimo per tutte le autorizzazioni, quelle più lunghe, possa avere l'autorizzazione a costruire. Significa che noi abbiamo contattato 400 aziende circa, queste 400 aziende con contatti one to one, uno degli esempi è qua alla mia destra, quindi ci siamo incontrati proprio perché abbiamo scoperto un'azienda che nelle aree ZES poteva e può dire cose anche nuove del tema della sostenibilità, ma indipendentemente da questo, queste 400 aziende alla fine ne abbiamo trovate un 140 che hanno già fatto l'investimento, lo stanno facendo e intendono farlo entro questo o il massimo il prossimo anno. Beh, un numero considerevole. No, significa 800 milioni di investimenti privati che si aggiungono a quelli pubblici del PNRR in generale e quelli della ZES in particolare, che sono 50 milioni. Questo lo dico ai fini del PIL, ma soprattutto significano per l'occupazione, ed è anche il motivo per cui con il mondo delle imprese e con i sindacati c'è un rapporto molto positivo, significa aggiungere 1.500-1.700 nuove unità produttive. Questo nel giro di questi 6 mesi? Nel giro di 1 anno e mezzo, partendo già qualche, sei mesi del 2022. 200 milioni sono già operativi, quasi 100 persone sono in fase di assunzione. Professore, è una rivoluzione anche culturale rispetto all'idea dell'assistenzialismo sul mezzogiorno, quello della ZES. Ecco, spieghiamo perché è così diverso. Intanto lei, come si suol dire, non ha
una lira, un euro, come si diceva una volta, di contributi. Cioè, no, non vengono da lei per avere contributi pubblici. Infatti, una parte dei soggetti che si presenta dice: e allora il miracolo è questo: cioè c'è una misura che viene dal pubblico, sì, che non eroga contributi, ma eroga un valore aggiunto, che poi sentiremo quanto è importante per le imprese, che è quello della semplificazione, della sburocratizzazione e anche del credito d'imposta. Ecco, vuole spiegare rapidamente come si fa ad accedere allo sportello ZES, dove si trova lo sportello ZES, dove chi ha un'idea di insediamento può far diventare questa idea una realtà, ripeto, non avendo soldi direttamente dalla ZES, ma magari utilizzando altre fonti di sostegno e di incentivo alla natalità di impresa e avendo anche i vostri servizi. Ma guardi, la sostanza detta in soldoni è proprio questa. Io lo dico perché chi ci ha contattato, chi ci contatta, e parlo anche delle grandi imprese che ne sono parecchie, vogliono la semplificazione amministrativa, perché questa è l'unica cosa che si capisce immediatamente la differenza. Ho fatto un esempio importante, ce ne posso fare anche altri. Un'acciaieria ha avuto in un mese e mezzo l'autorizzazione con un'AUA ambientale, grazie alla collaborazione con la Regione Abruzzo, con la quale abbiamo fatto una convenzione, come analoga convenzione abbiamo fatto con le sovrintendenze. Questo significa che le cose più delicate, che sono più lente per ragioni di personale, per ragioni di complessità, per ragioni eccetera, non solo hanno un'assistenza giuridico-tecnica, ma è anche fiscale per la parte del credito d'imposta, ma le grandi imprese in Abruzzo già insediate per motivi comunitari, regolamento 651 del 2014, non possono usufruire del credito d'imposta perché altrimenti sarebbero aiuti di Stato. Quindi, a differenza di tutte le altre ZES d'Italia, noi non possiamo dare alla Stellantis, per fare un esempio importante dell'Abruzzo, il credito d'imposta nella zona ZES. Lo possiamo dare se cambiasse tipologia di attività, quindi nuovo investimento inteso come nuovo codice Ateco, questo ai fini dell'Agenzia delle Entrate, però fondamentalmente uno che produce Ducato e vuole ampliare lo stabilimento del Ducato non può avere diritto al credito d'imposta. Se lo facesse a Marcianise, che è zona ZES della Campania, e non lo cito a caso, può avere diritto al credito d'imposta anche la grande impresa. Questo è già un gap che noi abbiamo. Perché lo abbiamo? Perché noi abbiamo altro. L'Abruzzo è regione in transizione, vuol dire che è la prima, io dico sempre che sia l'Abruzzo, dico siamo, anche se sono abruzzese adottato affettuosamente da tutti, perché siamo i primi della serie B, perché noi siamo ampiamente in testa alla classifica della serie B, che sono le regioni in transizione. Mentre la maggior parte dei soggetti che erano in transizione, penso al Molise, nostro vicino, il quale si è fatto retrocedere in Serie C, per cui è come tutto il resto del Sud, ha diritto a credito d'imposta per le grandi imprese, Stellantis che farà lo stabilimento delle batterie a Termoli, avrà diritto anche, oltre ai soldi che gli dà lo Stato con il procedimento di contratto di sviluppo fatto e firmato col governo Draghi, dall'ex Mise, oggi Mimit, sostanzialmente avranno un investimento importante in termini di contribuzione, ma anche in termini di credito d'imposta che si aggiunge. Perfetto. L'Abruzzo questo non ce l'ha, però il fatto di fare rapidamente le cose, la grande impresa ha un valore inestimabile. Ha un valore inestimabile, soprattutto in Italia, purtroppo, lo diciamo in maniera cinica ma realistica. Andrea D'Addario, il cicloturismo cosa c'entra con lo sviluppo del territorio? Lo abbiamo capito agli inizi di questo mese e io penso che il valore aggiunto, quando appunto si parla di valori, questo della burocratizzazione che va superata, cioè questi sono, hanno un valore economico che è facilmente percepibile in alcuni casi. Abbiamo visto il Giro d'Italia, abbiamo visto quella meravigliosa cartolina della Costa dei Trabocchi, che peraltro insomma, è all'interno, nel cuore della ZES
Abruzzo, abbiamo visto le potenzialità, anzi forse non ancora le vediamo tutte le potenzialità di questa zona. Lei ha un'attività imprenditoriale di servizi per il cicloturismo. Ecco, come pensa che possa orientarsi, oltre che lo sviluppo della sua impresa, anche lo sviluppo del territorio su cui andate a lavorare? Di che cosa hanno bisogno coloro che interagiscono con lei, che vengono sul nostro territorio, che hanno imparato a conoscere l'Abruzzo, magari l'hanno imparato a conoscere proprio all'inizio di questo mese? Bene, allora io in realtà potrei impersonificare le potenzialità che ha un settore a livello proprio economico, lavorativo, che ha un settore come il cicloturismo. Perché? Perché oltre ad essere una start-up nel mondo del cicloturismo, del ciclismo in realtà, perché ho un'attività di noleggio di bici e di bike, e in più abbiamo un'attività che trasforma le bici da normali, da muscolari, le fa diventare elettriche, quindi sempre nel settore biciclette, ma ho anche un B&B bike friendly, e inoltre lavoro con collaborazioni continuative con il GAL Costa dei Trabocchi e GAL Maiella Verde per progetti sempre sul cicloturismo, sul cicloescursionismo e tutto ciò che ruota intorno. E quindi ecco che io ho creato, grazie al cicloturismo, la mia fonte di sostentamento è questa. E le opportunità sono molteplici, appunto, e effettivamente la Via Verde ha rappresentato la Via Verde è stato proprio l'esplosione, ciò che rappresenta l'elemento fondamentale, ciò che ha determinato l'esploit nella nostra regione del cicloturismo. Però gli attori principali sono stati le amministrazioni, la regione, perché insomma abbiamo fatto diventare una regione che non sembrava portata a questo tipo di eventi, ad una regione che invece lo è, e come. Soprattutto grazie all'avvento delle e-bike, che hanno reso il cicloturismo alla portata di tutti. Prima era un settore riservato a pochi allenati, finché parliamo di Emilia Romagna, Lombardia, zone pianeggianti, il cicloturismo è sempre stato praticato in maniera anche massiva. E dalle nostre parti, insomma, il territorio non permetteva uno sviluppo in questo senso. Invece grazie alla conoscenza, perché da tanti anni che esistono le bike, però c'è stato uno sviluppo solo negli ultimi anni, grazie alla conoscenza di queste bike anche nelle nostre parti si può iniziare a parlare di cicloturismo, e lo si fa in maniera veramente importante. Ci sono manifestazioni, ricordiamo Art Biker Run, che si svolgeranno proprio adesso, ai primi di giugno. Sì, 2, 3, 4 giugno a Fossa Cesia, una manifestazione molto importante dove ci saranno vari tipi di manifestazioni, vari tipi di opportunità di svago. Ci sta, che ne so, il mini bike park per i bambini, ci sono le escursioni, piccole escursioni per scoprire il territorio in e-bike, addirittura uscite in kayak, moto d'acqua, addirittura giri in aereo. Devo dire che la regione sotto questo punto di vista si sta muovendo bene, sta promuovendo veramente, abbiamo visto anche col Giro d'Italia, il nostro territorio. Quante imprese stanno nascendo nel vostro settore? Lei che insomma ci vive da tempo e adesso vede una fioritura, cioè avere una percezione. La percezione c'è, come, perché le imprese sono esplose. Ce ne sono veramente tanti. Siamo passati da essere appunto pochi dedicati a pochi specializzati, quindi ciclofficine specializzate a livello più che altro sportivo. Siamo adesso le biciclette, tipo i noleggi, ci sono dappertutto, quindi è garantito veramente il servizio per chi vuole fare cicloturismo nella nostra regione. Effettivamente ci sono stati tanti incentivi a livello economico, a livello statale, soprattutto regionale, ripeto, i vari bandi dei GAL, Invitalia, insomma, di opportunità ce ne sono state tante, e si vede il risultato, perché ci sono veramente tante imprese nuove, come benissimo, la mia. Benissimo, poi il professore ci spiegherà anche la ZES cosa può fare per loro, cosa ha già fatto e cosa sta facendo. Ora ci fermiamo per la prima pausa, poi ricollegheremo anche l'esperienza di Gabriele Scalzi a quanto diceva da Dario. A tra poco.
Siamo tornati in studio, parlavamo di cicloturismo, parlavamo di zona economica speciale ed ecco che queste due cose si fondono nell'industria, nell'innovazione e nella sostenibilità. L'esempio descriviamo è quello della IAT, Italian Aluminium Technology, con Gabriele Scalzi. Ecco, come ha incontrato la sua attività industriale, innanzitutto la zona economica speciale, questa opportunità, state progettando, qual è la vostra attività e come si trasformerà, come verrà potenziata? Bene, allora buonasera di nuovo. Noi abbiamo cominciato con l'attività industriale nel 2016 con una startup che si occupava di produrre componenti in alluminio, come dice il nome, in alluminio riciclato. Poi dopo il Covid abbiamo puntato sull'e-mobility, sulla green mobility, e in particolare siamo, come dire, entrati pesantemente nella produzione di biciclette a pedalata assistita, biciclette elettriche. E adesso quello che hanno detto le persone che mi hanno preceduto, il professor Miccio in particolare, è musica per le nostre orecchie a livello imprenditoriale, perché possiamo trovare il giusto contesto nel quale investire e continuare a sviluppare quello che manca per fare l'ultimo miglio, cioè ricollegare questa filiera. Sostanzialmente noi oggi ci troviamo un po', come dire, un caso unico in Europa a produrre un veicolo intero, telaio e montaggio di una bicicletta completa, ma abbiamo necessità e abbiamo bisogno che ci sia anche poi un sistema intorno a noi che in qualche modo ci aiuti a mantenere qui le radici. Quindi la ZES è una grande opportunità, duplice. Da un lato per noi stessi, per avviare nuove iniziative nella parte, per esempio formativa, per creare le figure che ci servono in fabbrica, per creare le figure che poi servono anche nell'after sale, nella manutenzione successivamente, e per chi per esempio si occupa dei noleggi. Dicevate prima quanti operatori ci sono. In Italia ci sono 5.000 operatori che operano nel cicloturismo, di questi sono circa 1.000 i noleggiatori, e questo numero cresce in maniera vertiginosa. Chiaro che l'Abruzzo ha con la Costa dei Trabocchi un'opportunità di cavalcare questa tendenza con numeri più alti. E in più può mettere insieme dei pezzi che altre regioni non hanno, tra le quali anche la nostra realtà. Quindi avere la possibilità di avere una filiera completa che parte dai componenti, produce e realizza dei prodotti anche magari tipicizzati e customizzati su quello che è il nostro territorio e i percorsi del cicloturismo abruzzese richiedono, e poi a valle ovviamente tutti gli operatori che si occupano del noleggio e si occupano di aiutare i turisti e guidare i turisti nelle loro escursioni. Quindi tutto questo permette, dicevo, di rafforzare noi che siamo già qua e poter investire con le semplificazioni che la ZES ci offre. Ma il secondo aspetto, che è strategico, ne abbiamo parlato anche diverse volte con il commissario, è la possibilità di fare attraction. Cioè noi oggi abbiamo necessità, io parlo ovviamente dal mio punto di vista prettamente industriale, abbiamo necessità di attirare anche dei partner che magari possono essere anche stranieri, anche asiatici, che possono venire a investire su questo territorio, e che ovviamente la prima cosa che temono è la burocrazia, perché quando si parla di Italia nel mondo ovviamente il problema è sempre quello, quanto non ci sono certezze, i tempi non sono sicuri, le autorizzazioni sono complicate, eccetera eccetera. Quindi uno straniero di mentalità anglosassone, ma anche di mentalità asiatica avanzata, sinceramente fa fatica a pensare di venire in un percorso normale a investire in Italia. Mentre invece in un percorso facilitato, per esempio, dagli strumenti della ZES, possiamo ambire ad attirare su questo territorio dei player internazionali che ci possono permettere di realizzare davvero una filiera completa, perché purtroppo esistono dei prodotti, dei componenti, delle parti che ovviamente richiedono una massa critica
così tanto grande che non è alla portata della piccola realtà come la nostra o di tante altre italiane, ma serve necessariamente un player globale. In questo caso la ZES può essere, come dire, davvero lo strumento per spiegare e per attirare questi partner e questi diciamo gruppi internazionali a venire su questo territorio, anche perché sinceramente sono rimasto abbastanza colpito dalla modalità in cui viene interpretata la ZES qui in Abruzzo. Non è solo, come dire, uno sportello, la ZES in Abruzzo è un supporto, anche se vogliamo un consiglio. Io vedo la ZES Abruzzo nella persona del commissario e della sua squadra affiancare l'impresa, anche, come dire, aiutandola e consigliandola su un certo percorso, che non significa solo questo è il bando o questo è il territorio, la particella, significa potersi confrontare. Oggi il confronto, almeno io lo sento come una necessità fondamentale, essendo partito come una piccolissima realtà, anche tra virgolette, come dire, tanti hanno anche pensato che potesse essere così un grande sogno. In realtà poi piano piano nel tempo questa idea di lavorare nella mobilità sostenibile, questa volontà di creare una piccola realtà nella quale si fa tutto, sembrava fortemente in contrasto con i trend dell'epoca, del momento, di qualche anno fa. Tutti dicevano no, il bici si fa in Cina e basta, invece abbiamo dimostrato che esistono delle nicchie, esiste la possibilità di fare le cose in un certo modo anche qui. Oggi che abbiamo creato questo piccolo, mi permetto di dire, chiamarlo gioiello, anche se insomma... No, io volevo parlare proprio di questo. Che cos'è oggi IAT? Che realtà rappresenta in termini di mercato, in termini di, anche di occupazione? Ma allora, di innovazione, abbiamo capito che insomma siete ancora, il Made in Italy assoluto. È assolutamente una realtà micro e anche una realtà che deve combattere per sopravvivere, perché comunque oggi in un mercato così complesso, di fatto, certo, di player giganteschi, noi ci troviamo da soli nel mare e quindi insomma ci siamo sempre soggetti a una botta di vento. Però oggi noi abbiamo raggiunto un picco nel mese di marzo con una commessa importante di un cliente che ci ha commissionato una flotta di bici, abbiamo raggiunto 70 dipendenti. Adesso siamo tornati a dei livelli più normali, siamo 35-36 persone, quindi comunque è una realtà che è cresciuta da zero, che ha raggiunto non questo... è più una bottega di un artigiano. Diciamo di sì, ecco, ha raggiunto questo numero, poi è calata e adesso siamo nella fase in cui dobbiamo realmente capire di che strada fare, perché lavorare, come dire, e diversificare il proprio business e riuscire ad avere anche un prodotto, non dico un prodotto proprio con un marchio, ma quantomeno una piattaforma tecnica propria sulla quale i marchi, i brand possono costruire i loro prodotti in Italia, certo, è quello che serve. Perché i marchi italiani che conoscete, che tutti conosciamo, e non cito per ovvie ragioni, sono comunque dei brand molto forti che hanno tanti anni fa abdicato la parte industriale a favore dell'Asia e quindi non hanno la possibilità di costruire internamente realmente le parti e i telai, ma sono praticamente degli assemblatori con una rete commerciale, una forte struttura di marketing, eccetera. Sono quindi abituati ad andare da fornitori asiatici che sono in grado di fornirgli una piattaforma già fatta, a volte anche senza dover necessariamente investire in ricerca e sviluppo o investire, sì, in stampi e attrezzature. Noi dobbiamo essere in grado di finanziarci per poter offrire lo stesso tipo di servizio, chiaro, e lo stesso tipo di, come dire, di proposta, altrimenti rischiamo sempre di come dire, passare in secondo piano, perché se chiediamo e offriamo in maniera differente al mercato ovviamente partiamo in svantaggio. Quindi stiamo oggi pensando seriamente di fare questo passo, anche per dipendere meno da un unico mercato che è quello dello sharing, per dipendere meno da pochi clienti e allargare la nostra, come dire, la nostra rete commerciale e di vendita. Ma dobbiamo evitare che qualcuno oggi capisca che questo giocattolo è tanto carino e dopo che noi, tra virgolette, l'abbiamo pensato per primi, ci siamo arrivati per primi, lo abbiamo impiantato con le nostre forze prima ancora che arrivasse la ZES qui in Abruzzo,
che qualcuno si innamori di questo giocattolo e tenti di, sì, magari di portarselo via in altre regioni dove magari ci sono più risorse e, come diceva prima anche il commissario, ci sono magari anche fondi un po' più, diciamo, di fondi perduti eccetera, e quindi dobbiamo lottare per mantenere questo tipo di realtà su questo territorio, supportandola con la ZES e supportandola portando intorno a noi un sistema che ci aiuti a essere sempre più forti. Professor Vinci, abbiamo avuto ascoltato con grande interesse le parole di chi non teme le sfide della concorrenza internazionale innanzitutto, perché il tema della internazionalizzazione delle nostre imprese è fondamentale, su questo la ZES può essere un punto di riferimento, ma addirittura ci parla di imprese che dall'estero potrebbero localizzarsi addirittura sul nostro territorio. È un po' il contrario delle dinamiche che noi descriviamo quotidianamente, anche quando facciamo cronaca, quando parliamo di aziende che rischiano di delocalizzarsi altrove perché c'è un costo del lavoro migliore, ci sono delle condizioni migliori soprattutto in altri paesi. Ecco, da questo punto di vista, questo piccolo esempio di una filiera, insomma, che sembrava marginale, adesso sta diventando quasi trainante per un certo punto, e poi all'interno dei confini della ZES, del nostro territorio abruzzese, che esempio ci dà? Che tipo di stimolo ci dà e come va letto? Beh, intanto va letto, come è stato detto fin dall'inizio, per i livelli di qualità e di innovazione del prodotto, perché poi, come si dice sempre, uno può infiocchettare il pacco, ma se dentro ci trova qualcosa di significativo, poi il pacco, una volta aperto, fatta bella figura, poi si viene alla realtà, no? Il prodotto, si parte dal bravo artigiano. No, si parte dalla qualità del prodotto. Seconda killer application, ma questo lo dico perché ho parlato più volte con Scalzi, riguarda proprio il fatto che c'è un pensiero che riguarda il telaio, cioè mentre il mercato globale, mi faccio correggere se dico stupidaggini, vive sulla quantità che i cinesi mettono sul mercato insieme al resto, perché poi i cinesi praticamente ti danno la chiave in mano, la bicicletta, poi se tu vuoi fare un po' di bricolage la metti assieme in maniera locale o in maniera diciamo un pochino più industriale, come capita per questi player che fanno sharing. Bene, la mia tesi è che il fatto di essere tailored significa che loro sono nati per fare esattamente l'opposto di quello che stanno facendo, cioè loro si devono rimettere come player diretti, nel senso che se invece di usare la grande distribuzione per vendere i prodotti magari col marchio della grande distribuzione, così uso un termine che tutti noi che andiamo a fare la spesa, chi più chi meno, qualche volta accompagno mia moglie, quindi sono un po' scarso, però più o meno il modello lo capisco, invece si fa un marchio ad hoc che diventa quella differenza che trovi, per dire, presso le altre iniziative come quella dell'altro imprenditore qui presente stasera, e che sostanzialmente ti dà qualcosa in più, perché ti dà i servizi, perché c'è la manutenzione, perché c'è la competenza, perché c'è il sistema di produzione, distribuzione, manutenzione per poter gestire. Cioè io vengo, ho la possibilità di prendere una bicicletta, ho però i servizi, pensate alle famiglie, bambini, se esce la catena, si rovina, poi è chiaro che più sono tecnologiche, più alla fine costa meno cambiare la bicicletta che mettersi ad aggiustarla, questo lo dico perché è una parte di tutti i prodotti, anche di largo consumo, più maturi della bici elettrica che ci sono nel mondo e in Italia. Quindi secondo me questo modello, che è un modello di impresa, potrei dire, per fare un esempio un pochino più conosciuto, potrebbe essere addirittura un franchising con dei marchi e delle riproduzioni di questo modello, ti deve dare esattamente questo, un modello di business, un know-how tecnico che non può prescindere dal know-how tecnico, perché la differenza vera tra la bicicletta cinese, con tutto il rispetto, e la bicicletta fatta da Scalzi, e che la bicicletta da Scalzi, se uno parla con l'azienda,
sa qual è il problema e se lo può risolvere e migliorare il modello dal punto di vista ergonometrico, dal punto di vista tecnico, la quantità, la qualità della batteria, il peso, cioè ci possono essere N innovazioni di filiera e su questo, che è un know-how che vale oro quanto pesa, poi lui si è ingrassato, quindi adesso pesa di più, quindi si lamentava che faceva poco esercizio muscolare, per usare il termine della bicicletta, quella dove si fatica si suda di più, perché si suda anche con la e-bike, certo. Adesso lo vorrei, se no sembra che uno va lì, va da solo, la fatica è un motorino, non è una bicicletta, perché uno deve pedalare, questo almeno è l'obiettivo, certo, di chi fa sano cicloturismo. Se uno va a bicicletta col motorino, allora affitta la moto, che si affittano anche quelle, un monopattino, che è un prodotto che fate anche voi, quindi diciamo avrebbero anche modo diversamente, ecco, di collocarlo. Però Scalzi diceva una cosa in più, diceva dovremmo creare le condizioni perché la filiera si sviluppi su questo territorio con i questo componenti. Questo è il tema dell'attrazione degli investimenti, cioè nel senso che io, lui lo sa, ne stiamo parlando, noi abbiamo fatto accordi anche con grandi banche, è di ieri la firma con Unicredito, già da qualche tempo abbiamo fatto con Banca Intesa, tutte e due sono state le prime due, poi ce ne saranno altre che sono in lista d'attesa concordata e definita di altri accordi, però parlando di quelle che già sono operative, loro hanno rapporti anche internazionali, presenze anche all'estero. Banca Intesa per esempio mette a disposizione un plafond sia per gli investimenti sia per le ZES, è previsto quest'anno che faccia un tour in giro per il mondo, stanno definendo il programma per poter creare delle condizioni in cui anche noi che facciamo attrazione e non internazionalizzazione, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo cercare dei player che vengano a investire in Italia, noi non siamo quelli che esportano le aziende all'estero, questo lo dico perché sennò spesso l'internazionalizzazione, come anche il commercio è esportazione, valore aggiunto, ma è importazione che ci consente magari di riesportare prodotti modificati, finiti, assemblati, per esempio la partecipazione con soggetti extracomunitari nelle zone ZES, dove per esempio noi possiamo individuare in alcune zone ZES particellate sia la singola azienda sia in maniera più strutturata con l'accordo con l'agenzia delle dogane, possiamo mettere in piedi delle free zone. Che vuol dire? Vuol dire che lì si fa in sospensione d'imposta, lo può fare l'impresa con l'accordo specifico, lo possono fare le aree dedicate, ci sono i retroporti. Trieste per esempio è un porto che dagli anni della nascita del porto e degli anni 50 che hanno uno statuto che consente di rendere zona free doganale tutte le aree retroportuali e non a caso alcuni player internazionali, i cinesi stanno investendo molto lì, perché è chiaro che significa arrivare, famosa via della seta di cui si è un po' perso le tracce, però rimane comunque come attività che il governo cinese continua a fare in alcuni porti, alcuni sono diventati anche cinesi, il Pireo è un porto cinese, certo, e non è tanto lontano dai porti abruzzesi, tanto per fare un esempio. Sì, anche perché poi l'idea di ZES nasce attorno all'idea di un porto, di un aeroporto. Devo dire la verità, nasce nel mondo con l'idea dello sviluppo. La prima ZES, pochi lo ricordano, è stata fatta dopo la crisi americana degli anni 20 per riprendere i capitali esteri dopo che c'è stato il crollo in borsa, e quindi è stata la prima ZES certificata, questa area doganale e di fiscalizzazione agevolata è nel New Jersey. Sì, il mare ci stava anche lì, però è chiaro che il porto di New York era un po' più distante. In Cina ne hanno fatto uso e forse abuso, e ci sono zone che sono collegate a porti e aeroporti, ma ci sono zone anche interne. La Polonia è l'esempio europeo più importante, ci sono 14 zone economiche speciali, di cui solo due più o meno vicine al mare, le altre sono molto lontane, per esempio sono a ridosso della Germania, quindi zona ben lontana dal mare.
Perché? Perché a loro gli interessava avere un'attrazione di imprese che andasse a servire il mercato più vicino e più forte, che era quello tedesco, del marco, perché è nato nel 96, le prime ZES in Polonia, le attuali sono 14, la Polonia ha chiesto, per far capire già l'evoluzione, alla Comunità Europea in questa consigliatura comunitaria, quindi quella che concluderà nel 2027, ha chiesto di poter rendere tutta la Polonia zona ZES, quindi con agevolazioni fiscali, salvo la regione di Varsavia e un altro paio di regioni che hanno una attività industriale un pochino più significativa. Questo per far capire che il credito d'imposta è una variante, ma quello che conta è la capacità di rendere disponibile il prodotto nel modo più celere, più veloce e anche più efficace possibile per la sua distribuzione. Allora, noi siamo in chiusura, però professore faccio l'ultima domanda, perché lei ne ha fatto riferimento in una parte della sua risposta. Lei non è abruzzese, però insomma adesso è... Io sono abruzzese, profondo, non posso essere che... Adesso è profondo conoscitore di questa regione. Allora, siccome le ZES, diciamo... nascono per fare le cose presto e bene, sul bene poi giudicheremo noi, per cui lei sarà giudicato insomma, dall'opinione pubblica, dal sistema di questa regione. Dal governo, perché io domani mattina mi posso sostituire. Appunto. Però insomma, voglio dire, il giudizio è quello che poi emerge dalle cose concrete. Il giudizio delle imprese mi pare che sia abbastanza positivo, da quello che non raccolgo soltanto in questo studio. Però voglio dire, adesso io però chiedo a lei di dare un po' i voti a questo Abruzzo, anche perché insomma lei un po' faceva anche riferimento a questo, rispetto all'attrattività di un territorio deve anche fare un po' di marketing, deve fare un po' di concorrenza rispetto alle altre ZES che sono state istituite. Quindi non c'è soltanto il tema di arrivare prima, di arrivare meglio e di essere più convincenti nei confronti delle imprese che scelgano questo territorio, quindi lavorare per questo territorio. Ecco. Guardi, io... Lei quale pensa che sia l'aspetto positivo e quali siano ancora le criticità da risolvere su questa regione? Guardi, le criticità le ho dette indirettamente. Noi abbiamo fare tutti uno sforzo per aumentare la quantità e la qualità delle infrastrutture e quello che riguarda la movimentazione non solo delle persone e delle merci. Sicuramente il tema più volte raccontato e sostenuto della Roma-Pescara, ho letto di ieri la riconferma sia da parte di Ferrovie sia da parte del governo della Roma-Pescara, almeno per la parte finanziata dal PNRR che riguarda, guarda caso, l'area di Chieti-Pescara, che è quella che per me è baricentrica rispetto ai commerci, rispetto alle zone logistiche e rispetto ai miei 50 milioni di investimenti. Io faccio retroporti importanti come Manopello, con la crescita dell'interporto d'Abruzzo, con un investimento di 10 milioni. Faccio un investimento di 24 milioni tra Fossa Cesia e Saletti, lo che è a Paglieta, per fare ferrovia, quindi per fare ferrovia da 750 metri, per consentire non solo a Stellantis, ma anche a Pilkington, ma anche ad Amadori, di portare e riportare e spostare quantità di merci, materiali e materie prime. Parlo anche della stessa Honda che oggi passa per Manopello venendo dal porto di Trieste, ma se ci sono delle situazioni anche consentite dalla reshoring anche dal punto di vista dell'utilizzo del mar Mediterraneo e quindi anche dell'Adriatico, si potrebbero legittimamente anche aspettarci di poter avere, oltre che la ferrovia, che anche l'economia del mare che sta crescendo. Si parla che l'anno prossimo c'è un incremento del spostamento via nave, in particolare Ro-Ro, che è quello che riguarda macchine di ogni tipo, dimensione. Basto, l'altro giorno è arrivata la barca più grande che mai arrivata in Abruzzo, 309 metri per portare 450 Ducato, già un'altra era un pochino più corta, diciamo, dimensione. Questo è il futuro, 64% di incremento è previsto. Quindi voglio dire, noi dobbiamo intercettare quelli che possono fare l'attività diretta dai porti, ci abbiamo Ortona e Vasto, e quelli che invece, non potendo fare né Ortona né Vasto, lo dico perché poi ognuno deve capire qual è il suo spazio, non è che possiamo avere i container come a Trieste o a Genova,
o qualcosa anche Civitavecchia, ma nemmeno tanto Civitavecchia. Noi dobbiamo lavorare su un altro tipo di movimento via mare. Tanto è vero che i grandi player, penso a MSC, che è il più grosso player quasi mondiale, italiana, anche se la sede principale, come sanno tutti, è Svizzera, buona sostanza MSC c'ha i treni, quindi aumentano l'attività dei treni per convogliare nei porti dei container l'attività. Quindi noi abbiamo rafforzato con 50 milioni di investimenti che partono tutti nei tempi e devono essere realizzati tutti nei tempi, altrimenti già ieri mi avrebbero tolto i soldi, domani lo possono fare se disgraziatamente non arriviamo a destinazione, ma confido nell'Abruzzo e in tutti quelli che collaborano per il risultato. Ma la cosa più importante è che noi sappiamo che questi 50 milioni da Roma Pescara e le altre infrastrutture che serviranno a fare maggiori insediamenti, attrattività, e i quattro cluster che sono l'automotive, sicuramente facile da ricordare, la green food, di cui siamo un'eccellenza, certo, in Italia, l'Abruzzo, ci sono anche sistemi anche di cooperazione all'interno di questo, e non dimentichiamo la chimico-farmaceutico, non dimentichiamo anche che anche in un periodo di risorse scarse dal punto di vista dei chip e dell'elettronica di consumo importante per gli elettrodomestici e non solo, penso alle aziende che stanno nella città di Avezzano, dove c'è un'altra area ZES importante, e penso che questo sistema con anche il care della zona di Pescara, del gruppo che chiaramente ha a che fare con pannolini di tutti i tipi, tanto per parlare di una eccellenza mondiale, e quindi a questo punto credo che ci sono le condizioni, perché chi si insedia deve trovare partner con cui collaborare e confrontarsi, sì. Fare le isole del dire io ho terreno, i cinesi lo possono fare, i cinesi ti regalano i terreni, ti danno credito d'imposta. Io concludo con una battuta: se un cinese vuole fare un investimento in Cina presso il mausoleo di Mao Zedong, che è insomma il massimo della storia, o sulla muraglia cinese forse no, però lì vicino sì, glielo fanno fare e glielo autorizzano, sì. Questo lo dico per parlare sempre delle semplificazioni amministrative, gli danno il credito d'imposta, la manodopera costa nulla, però qui vengo all'altra qualità dell'Abruzzo, le competenze professionali. Noi siamo un punto e mezzo, quasi due, avanti a tutta Italia per la formazione professionale, per gli istituti tecnico-professionali. Questo è un dato oggettivo. Siamo quasi un punto in più rispetto ai laureati della media italiana. Ecco, questo patrimonio di persone, di uomini, di donne e di soggetti che sanno e che lavorano sul territorio è il nostro valore aggiunto. Ripeto, possiamo dare meno credito d'imposta, dobbiamo dare più infrastrutture, e qui il PNRR ci sta dando una mano. Tre, dobbiamo dare competenze nei nostri cluster produttivi, che noi promuoviamo e promuoveremo sempre di più non appena cominceremo in maniera anche coordinata con le altre ZES, perché è difficile andare nel mondo e parlare della ZES Abruzzo, che sono 1700 ettari, con soggetti abituati, pensiamo agli Stati Uniti o alla Cina, per parlare di due mondi che oggi dialogano con difficoltà. Lascio la Russia perché è difficile adesso parlare di quell'area che ancora purtroppo è, insieme all'Ucraina, è uno degli elementi, per colpa della Russia, non vorrei essere frainteso, è un problema per tutti noi, certo, che avevamo anche buoni rapporti con quel paese. Bene, io ringrazio il professor Miccio, ringrazio i due imprenditori che lo hanno accompagnato nel raccontarci un work in progress che è non soltanto la zona economica speciale, ma quello che sta realizzando anche, ripeto, in un settore che non è facilmente riconducibile a prima vista all'idea dell'industria, come quello del turismo, del cicloturismo e appunto dell'attrattività. Spero che avremo occasione presto con il professor Miccio di andare, perché ripeto, si va molto veloce in Abruzzo, di questo siamo anche un po' fieri noi, di avere anche ulteriori aggiornamenti su quelli che saranno i prossimi passi in termini di crescita di attività, in termini di crescita soprattutto di occupazione, perché di questo abbiamo davvero bisogno. Grazie a tutti voi, arrivederci e buona serata. Grazie, buona serata.